Qui in Chiesa Madre di Alcamo è ancora allestito il presepe, ne parliamo con Monsignor Aldo Giordano, l'arciprete che oggi celebra proprio la festività della Candelora. È questo un momento che viene celebrato ogni 2 febbraio e che affonda le sue radici, è una tradizione che affonda le sue radici non soltanto nel mondo cristiano, ma anche nel mondo pagano e anche nella tradizione contadina, nella tradizione popolare. Ma intanto qui in Matrice come procede questo rito e perché il 2 febbraio appunto questa particolare celebrazione, Padre Aldo? Questa celebrazione dell'incontro, si dice così, o iupapanto si dice in greco, è l'incontro di Gesù con il suo popolo rappresentato da Simeone e Anna, e il Signore che viene presentato al Tempio entra a prendere, diciamo così, possesso del luogo che era proprio suo, di Dio, della presenza del Signore. È una tradizione antichissima, risale prima del VI secolo, perché quindi nella tradizione orientale era già affermata questa festività, poi passa in Occidente nel VI secolo e si arricchisce delle luci, cioè delle fiaccole, delle candele nella tradizione francese gallicana. Noi vogliamo ricordare questo incontro di Gesù, bambino, ecco perché è legato anche al Natale questa festività. E diciamo che è una festa cerniera, si dice, cioè collega il Natale con la Pasqua. Di luce si parla a Natale, di luce si parla con la risurrezione per Pasqua. Quindi la cristianità viene quasi a concludere il tempo natalizio e ad aprirsi al tempo pasquale. Secondo la tradizione napoletana dei presepi, è proprio il 2 di febbraio che si smontano i presepi, proprio per indicare questo passaggio dal tempo di Natale, che prosegue in queste domeniche dopo il tempo di Natale e ci si apre alla Pasqua. Una festività che vede anche i bambini, certo non è la Domenica delle Palme, questo sì, però ha un suo significato. Essendo Gesù presentato al Tempio in qualche modo dedicato, consacrato al Signore, al Padre, è il giorno anche delle religiose che si consacrano al Signore. Quindi è la festività anche di questa parte del Santo Popolo di Dio che vuole essere particolarmente significativo per la cristianità e anche per il mondo, ovviamente. Bene, è quindi una celebrazione che è molto, molto importante anche sul piano simbolico perché assume una connotazione simbolica appunto alla luce e il fatto che adesso si passi verso una fase, non dico conclusiva, ma comunque di un inverno che apre verso la primavera. Certo, indubbiamente si va verso la primavera e quindi verso la Pasqua. La Pasqua è la festa principale della cristianità. Cristo risorge. Dice Paolo che se Cristo non fosse risorto sarebbe vana la nostra fede. Quindi noi accogliamo questo invito della fede, della Chiesa, sia orientale sia occidentale, per aprirci alla luce di Cristo che splende nelle tenebre di questo mondo, secondo una mentalità che spesso non è legata al Vangelo, ma è legata alle logiche di questo mondo, cioè quelle del potere, del denaro e dell'immagine.